Vediamo che il sole probabilmente sarà dietro. Allora, ritorniamo qui. Spostiamo verso di qua. Pure verso di qua, vediamo. Ancora. Abbassiamo l'altitudine del sole, la portiamo a 20. Vediamo, probabilmente riusciamo a vederlo. Ancora no. Mettiamolo qui. Vediamo in modo che ce l'abbiamo di fronte, ecco. Quindi 20, possiamo portarlo a 15, a 18, 16. In modo che lo vediamo meglio, va, questo sole, vediamo. Ecco qui, questo è il nostro sole. Questo per vedere un'immagine in 3D. Vediamo rendere image per avere il nostro, cioè una nostra immagine. Rendere l'image. Possiamo salvare la nostra immagine cliccando qui su Save. Ecco, questa è la nostra immagine renderizzata. Ok, questa è la nostra immagine. Dopodiché cosa vogliamo fare? Vogliamo in pratica quindi creare l'animazione. Andiamo su Terranim. Allora, togliamo tutte queste finestre, togliamo. Allora, Terranim. Clicchiamo, aspettiamo, clicchiamo su Ok. Abbiamo queste tre finestrelle in pratica, no? Su Terra che cosa dobbiamo fare? Allora, sul landscape dobbiamo salvare il nostro terreno, save, lo chiamiamo terreno nuovo, per esempio. Quindi andiamo su Terranim, dobbiamo aprire il nostro terreno, andiamo qui, import terrain. Prendiamo il nostro terreno, terreno nuovo.ter, apri e qui abbiamo il nostro terreno. Ora qui dovremmo creare la nostra traiettoria. Abbiamo questa finestrella, su questa finestrella col più, quindi con questo più, col tasto di sul mouse creiamo un punto di traiettoria. Con un altro punto, creiamo un altro punto di traiettoria col tasto di sul mouse. Un altro punto di traiettoria e così via. Per cancellare questi punti di traiettoria cosa dobbiamo fare? Andiamo sul puntino di traiettoria, quindi tasto destro del mouse, control point toggle, possiamo o aggiungere o togliere per esempio con delete o muoverlo o inserire altri punti di traiettoria. Allora per esempio lo vogliamo togliere, delete, poi ripremiamo il tasto sinistro del mouse su uno dei punti, e su delete control point, are you sure? Yes, cancelliamo punti di traiettoria. No, non ne vogliamo cancellare più. Vogliamo solamente muoverlo. Andiamo su Control Point Tools, Move, e muoviamo il nostro punto di traiettoria. Avremo in questo grafico, infatti, in pratica la traiettoria della nostra telecamera. Allora, col tasto destro del mouse nei puntini possiamo abbassare o alzare la nostra traiettoria, quindi nei puntini. In modo da, questa è la nostra montagna in pratica, quindi l'altezza. Questa è l'altezza, bank, angle, sarà l'angolo, esposizione, sono tutti i valori, ma noi lo lasciamo su altezza, in modo che possiamo regolarci che non va dentro la montagna la visuale della telecamera, il percorso, non entriamo dentro la montagna. Quindi col tasto destro del mouse in questi punti possiamo avere quindi la traiettoria, quindi senza entrare nelle montagne. Detto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare uno script. Innanzitutto creiamo su del due cartelle, una per lo script, oppure per lo script, vabbè, creiamo due cartelle, una per lo script e uno dove appunto andranno a salvarsi il nostro video. Script, lo chiamo script terragen, ok, e un'altra cartella dove andranno a salvarsi il nostro, dove andrà a salvarsi il nostro video, lo chiamiamo video terragen, ok. In pratica il nostro video verrà salvato sotto forma di una sequenza di immagini bitmap, quindi, e poi possiamo appunto esportare in After Effects.
Detto questo, creiamo uno script, quindi andiamo qui per esempio, create script. Allora qui dovremmo in pratica andare a salvare, cioè dobbiamo indicare il luogo, clicchiamo su browse, dove andrà a salvarsi il nostro script. Allora, il nostro script in pratica era script Terradian, ok. Andiamo, ok, salva. E qui il nostro video, cioè la nostra sequenza di immagini. Allora, c'è il luogo dove andranno a salvarsi la nostra sequenza di immagini. Allora, video Terradian, ok. Infatti, formato bitmap, oct, allora, la chiamo così, continue e così via. Andiamo qui. Una cosa che dobbiamo dire, possiamo praticamente calcolare anche il numero dei frame e quindi la lunghezza del nostro video. Come? Andando qui su Tools, Calculate Animation Length, e ti dice il numero di frames che ci vogliono per questo percorso, per questa animazione, quindi 436 frame. Ok, quindi togliamo queste finestre, anzi, mettiamole così per ora in basso. Andiamo qui, image size, quindi stabiliamo la risoluzione del nostro video, delle nostre, quindi il nostro video. Option, qua dice tutta la serie di opzioni, lasciamole così. Quindi andiamo su animation, clicchiamo su execute script, ok, this setting, mettiamo ok. Andiamo a prendere il nostro script che abbiamo salvato, script era che ok, TGS, e incomincerà a calcolare tutti i frame. Ecco. Ora, se noi andiamo a vedere in pratica nella nostra cartella dove andranno a salvarsi i file, vediamo, possiamo notare che a volte ci possono essere. Allora, andiamo qui su amministratore. Il nostro video l'abbiamo salvato in video Terradian, ok. Infatti, facendo un preview delle immagini, vedremo il nostro video. Ecco. Sono 466 frame. Togliamo questa finestra per fermare il rendering, abort rendering, esc, stop rendering. Ok. Vogliamo cambiare la visuale della telecamera. Allora dobbiamo andare per esempio in Terranim, vogliamo vederla più verso il basso. Allora cosa dobbiamo fare? Spostiamo questa visuale, questo punto qua. Ecco. Quindi creiamo un altro script. Lo salviamo nello stesso punto, lo chiamiamo in un altro modo. GT. Allora, invece su quella video Terradian, ok, dobbiamo salvare il nostro video. Cancelliamo tutto quello che abbiamo fatto. Elimina. Salviamo il nostro video nella cartella prescelta. Chiamiamolo OKTL. Continue. Ok. Andiamo qui su Animation. Esegui script. GT l'avevamo chiamato. Apri. E vedremo infatti che l'obiettivo, diciamo, della nostra visuale della telecamera varia, infatti è più verso il basso, no? Andiamo sul video Terradian, ok, sulla nostra cartella del video salvato, e vediamo infatti che la nostra visuale si è abbassata, quindi dovremmo variare quelle, diciamo dire, da Terranim, da qui, le varie visuali in pratica della telecamera, per non vedere poi questi bordi neri, questi punti, questi tratti neri in pratica. Ecco. Ecco qui, questo tutorial è finito. Grazie a tutti, ciao da Phoenix Lab.